Ben trovati anche per la pagina sportiva. Iniziamo dal calcio. Guido Casotti ci presenta l'impegno di domani della Lucchese. Sarà dura, molto dura, ma anche per l'Alessandria. Così Galderisi alla vigilia della sfida che si consumerà domenica nel tardo pomeriggio, ore 18:30 al Porta Elisa. In effetti quella contro i grigi dell'ex Piero Braglia è sfida quasi impossibile per i rossoneri, se non fosse che nel calcio tutto è possibile. Lo sa anche il Nano, che tuttavia al cospetto dello squadrone piemontese, già al comando della classifica assieme al sorprendente Gian Erminio, non vorrebbe stravolgere né tantomeno modificare la sua idea di calcio, che fino a prova contraria rimane il 4-2-3-1 e l'ambizione di andare a giocarsi al viso aperto. Detto che Longobardi non è al meglio, alla fine l'11 della Lucchese sarà simile o molto vicino a quello di Olbia. Rossoneri in campo con Di Masi in porta, Florio e specie Capuano e Cecchini in difesa, Ingassini e Bruccini cerniera mediana, Terrani, Panucchi e Leo Martinez alle spalle del centravanti forte. E proprio sulla vena realizzativa del 23enne attaccante poggiano molte delle speranze della Lucchese, 3 reti nelle prime 2 partite per un forte animato da una determinazione feroce. Tra l'altro si apre una settimana molto intensa e difficile che porterà la spada di Galderisi a giocare poi 2 trasferte consecutive, mercoledì 14 a Pontedera col tutto cuoio e domenica 18 al Pisi contro il quotatissimo Livorno. Una settimana per capirne e saperne di più sulle possibilità e le ambizioni di questa Lucchese. Domani si gioca anche in Serie D, ci sono le nostre Viareggio, Ghiviborgo e Realforte Querceta, vediamo il quadro completo delle gare. Oggi in anticipo si è disputata finale Lavagnese, terminata per 4-1 per gli ospiti, e poi domani le altre partite: Recco Ghiviborgo, Fezzanese Ligorna, Gavorrano Massese, Montecatini Ponzacco, Realforte Querceta Argentina, Sestri Levante Grosseto, Savona Montemurlo, Sanremo Viareggio. È iniziato il Giro Internazionale della Toscana femminile di ciclismo, organizzato da Patron Brunello Fanini, crono prologo che porta la firma del team Bigla. Con il crono prologo di Campi Bisenzio ha preso il via la 21esima edizione del Giro Internazionale della Toscana femminile, organizzato dalla GS Michela Fanini di Patron Brunello. La corsa era articolata su un anello cittadino di 2 km e 200 metri, una sorta di vernissage per le atlete che hanno di fatto sfilato di fronte al pubblico fiorentino. Al via 20 squadre, di cui 12 straniere, per un totale di 150 ragazze in rappresentanza di 25 nazioni. A farla da padrone sono state le ragazze della Bigla Pro Cycling Team, che hanno occupato i primi 3 gradini del podio. La maglia di leader è andata alla sudafricana Ashleigh Moolman-Pasio, che ha chiuso in 2 primi 56 secondi e 88 centesimi. Dietro di lei, a pari merito, staccate di 1 secondo e 19 centesimi, la tedesca Stephanie Paul e la finlandese Lotta Lefisto. Ci occupiamo di motociclismo, motocross enduro a Piazza del Serchio. Appuntamento suggestivo per appassionati di motocross ed enduro a Piazza del Serchio. Nei pressi del campo sportivo si è svolta infatti la gara Le Due Ore del Moro, primo Memorial Enrico Arrighi. Proprio in suo ricordo, prima del via, Nicola Fontanini ha compiuto un giro completo del percorso in sella ad una moto d'epoca. La manifestazione è stata organizzata con successo dal Motoclub Garfagnana ed ha richiamato molti partecipanti. Sì, è una giornata di motori fuori strada. Deriva dall'enduro, e fra il cross e l'enduro è un fettucciato di circa 4 minuti e mezzo di durata, quindi già importante. Ci sono anche qualche personaggio che ha fatto anche il mondiale, che viene qui ovviamente solo per allenamento, non per la gara in sé, e avremo un 60-70 piloti fra i bimbi di 14 anni fino ai veteran, anche quelli un po' più anzianotti. La giornata si è aperta e si è chiusa con iniziative promozionali riservate ai non tesserati, in modo da avvicinare giovani e non solo a questa disciplina. La gara è stata vinta dalla coppia Moroni-Redoni davanti a Martini-Cargiolli, podio completato da Menchelli-Pampaloni. L'iniziativa rappresenta un bel segnale per il motoclub Garfagnano. Cerca di darsi da fare, anche se è sempre più complicato, ma comunque ci siamo tutti gli anni con delle manifestazioni più che altro rivolte al fuoristrada, visto che la Garfagnana lo permette. È un posto che attrae questo tipo di motociclismo.
Chiudiamo con l'hockey. Ha avuto luogo il sorteggio per l'Euroleague 2016-17, c'è il Forte dei Marmi, vediamo i gironi. Nel girone A, Benfica, Lodi, Vic e Diessac. Nel girone B, Barcellona, Porto, Bassano e Merignac. Nel girone C abbiamo il Forte dei Marmi, lo Sporting, il Deportivo e il Quevert. Nel girone D, la Corugna, l'Orivenense, Bregagna e la Vendenne. Bene, con l'Eurolega termina l'appuntamento con il TG Noi Sport. Vi ringrazio per averci seguito. Tra poco, dopo la pubblicità, la terza parte del telegiornale.